turismo religioso, l'assessorato al turismo della Regione Abruzzo punta molto sul rilancio nella nostra regione e di questo si è parlato con la firma di questo protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana Abruzzo-Molise. Ma è un segmento importante che forse non è mai stato trattato come dovrebbe essere. Abbiamo molto turismo religioso, spesso è un turismo del mordi e fuggi che non porta a giovamento, invece noi dobbiamo fare qualche altra cosa, mettere a sistema le tante bellezze che la Chiesa ha e che mette a disposizione del turismo, che mette a disposizione dei visitatori, e noi insieme a loro dobbiamo riuscire a creare dei pacchetti e la possibilità ai visitatori di raggiungere alcune location che forse neanche gli stessi abruzzesi conoscono, alcune sono state indicate, abbiamo dei percorsi, per esempio dei cammini che sono qualcosa di incredibile e di eccezionale. Ecco, oggi vogliamo segnare questo passaggio, ma non solo sottoscrivendo un protocollo che arriva alla determinazione di un comitato tecnico, noi addirittura ci crediamo talmente tanto che in assessorato abbiamo già una stanza, un ufficio dedicato a questo, perché tutti i giorni avremo contatti con la Conferenza Episcopale, tutti i giorni dobbiamo lavorare insieme per produrre quel turismo che, messo insieme alle tante altre cose che ha la Regione Abruzzo, possa portare giovamento al nostro PIL. Diceva che anche tanti abruzzesi probabilmente non conoscono le bellezze religiose che ci sono nella nostra regione, però sono tanti poi i turisti che potrebbero arrivare da fuori regione e da fuori Italia per visitare queste bellezze. Beh, noi puntiamo soprattutto su quelli, volendo che anche gli abruzzesi conoscessero le nostre località, perché poi magari fanno da ambasciatori. Chiaramente noi vogliamo mettere a rete, quindi fuori dai confini regionali, fuori dai confini nazionali, anche far venire tanti di turisti, perché l'Abruzzo, che non ha la concentrazione che hanno altre località dove il turista può soggiornare 3, 4, 5 giorni per avere la possibilità di vedere tante cose. Noi abbiamo tantissime cose, forse molto di più, tra bellezze naturali, archeologiche, architettoniche, storiche, di fede, che però devono essere raggiunte. Questo dobbiamo riuscire a fare. Abbiamo un mare, una montagna bellissima, chi fruisce del mare, della montagna, deve avere la possibilità di vedere anche il resto e magari di assaggiare anche i nostri prodotti enogastronomici.